Ci siamo davvero, buongiorno, buongiorno, ho sbagliato telecamera, va bene lo stesso, eccoci qua. Buongiorno, come state? Spero che stiate bene, oggi è giovedì, olè! Giovedì è grandissima, grandissima giornata, nella settimana è una delle più belle, perché c'è Aperi Swing. La sera al Garden dei Due Buoi c'è Aperi Swing, quindi ve ne parleremo ancora, vi faremo una testa, una capa tanta, come dicono a Bolzano. Between the Sheets. Ecco. Bene, questa mattina frescolino, come tutte le mattine di questa settimana, siamo intorno ai 16 gradi, mi sembra. Sì, ma non si sta poi così no, male. No, non si sta così male. È già salito di qualche grado, perché... Dicono che fine settimana dovrebbe diventare interessante... Dovrebbe diventare interessante la temperatura, quindi... Dai, andiamo bene. Buongiorno a Paolo Pietranetti. Buongiorno, benvenuto. Ha vinto lui stamattina, eh? Come? Ha vinto lui. Sì, sì, per ora sì. Le segnalazioni che ci vengono date sono quelle. Molto bene, molto bravo. Corriere della Sera, prima pagina. Buongiorno, presidente. Abbiamo già pareggiato per non sbagliare. Con il Gamaleo? No, col Pro Patria. Una squadra di ultima. Buongiorno anche dalla Stampa. Erano i pulcini del Roberta Boido. Oh, l'abbiamo vista. Allora, questa volta è arrivata puntuale. Roberta, si è vista puntuale. Vicino stamattina. Oh, bravo. Perché grazie a Roberta ho potuto svuotare i peperoncini. Ah, già. I peperoncini, sì. Quelli piccolini dove si mette poi l'acciuga e il cappero. Ah, sì, quelli sono buoni. Grazie a uno strumento che mi ha dato Roberta. Che ovviamente da Boido c'è, svuoti tutto l'interno, sì. In un amen, fai così, fluk, è quello che ho sempre detto, che la cucina, i cuochi, e non è un aggeggino costosissimo, però bisogna averlo, i cuochi sono bravi, ma perché anche usano, dopo averlo imparato, materiali, prodotti o accessori adeguati. Coltelleriaboido.it per avere tutto quello che vi serve per la cucina, per la casa. Anche per i peperoni. E anche per la bellezza del. Mamma mia, lascia perdere la bellezza. Ormai... Ma si può diventare belli come te o? Insomma, adesso non è che puoi esagerare di prima mattina subito. Però. Già bere il caffè del fanciotto. Caffè del fanciotto è l'unico caffè che ci fa ritornare bambini, ma questa non è una richiesta di caffè, ma è un'affermazione. Sì, infatti. Ecco. Infatti Gaia, la vedrete poi più tardi. Perché adesso si sta mettendo il grembiule. Quando è venuta a lavorare aveva 84 anni. Sì. Poi Gaia, ne beve proprio tanto. Però... È come la favola che la Trickers ha scritto. Sì, sì. Di Monica Trickers, ricordiamoci il libro che abbiamo presentato ieri, e Le favole dei miei sogni. Hai letto una favoletta prima di andare a dormire la tua bambina? La mia bambina non c'è. È per quello che non l'ho letta. Ma è in lettura, è già... Vorrei salutare anche la nostra amica Serena Tettoni. Buongiorno. E dire che domenica alle 18 fa un bellissimo aperitivo a Lesa. Sì. Sul lago. Quindi se uno volesse farsi una bella gita può andare poi a bersi un bel aperitivo, c'è l'evento su Facebook. Sentire un'ottima voce e ottima musica. Un duo, un uomo, una garanzia. Infatti. Buongiorno Piero Pezzo. Ma l'avremo poi comunque anche da noi, anche noi. O pezzo. Ecco qua, guarda, ti piace così? Mamma mia. Sì, è una roba veramente meravigliosa. Non guardare di là però. No, ma stavo guardando lì perché mi prende proprio bene. Peccato che non può zoomare con la telecamera lì. Prende male agli ascoltatori, ma vabbè. Berlusconi positivo, sto bene, è stato rilevato positivo al Covid. Domanda che si pone è questa. L'ha portato il Mistrale? Il Covid, su Villa Certosa. Siamo i figli. Barbara e Luigi, sono tutti e due positivi. Sì, però chi dei due? Barbara sono o due, Luigi? Sono positivi. Ma chi l'ha portato per questo? Tu cerchi. Barbara o Luigi? O è prostatite? Numero uno. Non è prostatite. No, quella che dice De Luca è prostatite ai polmoni che ha Briatore. Quella è una bella affermazione. L'ha fatto ridere. Insomma, voglio dire, un sogno. Un sogno.
Allora, beh, sembra che lì in Sardegna abbiano fatto una bella raccolta di infetti, mica da ridere, perché anche arrivare all'interno di Villa Certosa penso che abbia fatto tanta strada questo. No, ma soprattutto ha passato i servizi di sicurezza, il vulcano. Sì. Adesso io sono molto preoccupato, anche per Michael. Anch'io, stavo pensando alla stessa cosa. Adesso spero che si colleghi stamattina. Ci vediamo se sta bene, se sta sì, bene. Se sta bene, perché lui è il fuochista. Fuochista del vulcano. Del vulcano, quindi è lui che l'accende sì. Poi va, controlla. Eh sì, infatti. Lui guarda tutto il... Certo che, povero Silvio, gliene fanno una dietro l'altra, cioè sì. Mi sembra la regina Elisabetta. Sì, l'ha ricostruito tutto, se vedi anche le varie cadute, malattie, l'uomo in faccia, cioè, ce la fa sempre. Sì, però infatti non riescono neanche a eliminarlo, questa volta i sinistri non riescono a eliminarlo. Vabbè, mentre mi fa piacere che sia in prima pagina il ricordo di Filippo D'Averio. Mm. Una persona pacata, simpatica, che ha dato assieme a Sgarbi, secondo me, all'Italia l'inizio di capire che cos'è l'arte, che cos'è la cultura, avvicinare la gente all'arte, avvicinare la gente ad avere una visione non distaccata. Certo. Beh, poi ma è solo una cosa da elite culturali, non so, di sinistra. E loro hanno portata un po' tra il popolo, un po' in televisione, un po' divulgativo. È stato per anni, il mio sogno era andare dal suo sarto, perché c'era delle cose. Aveva degli abbinamenti che solo un uomo, un artista, no? un personaggio veramente al di fuori della norma. Batteva anche un altro nostro amico Oscar Giannino, sì, secondo me Filippo D'Averio. Era sicuramente più attento nei particolari. Una delle sue caratteristiche era di mettere il papillon, no? Metteva il papillon sempre. E essere anche un grande amante di cucina. Mi ricordo, ed è l'unico ricordo che ho di Filippo D'Averio di persona, che una sera fu invitato a casa di amici a Torino e nessuno sapeva che c'era Filippo D'Averio, se non quando arrivò con un piatto meraviglioso di tagliatelle e un sugo che aveva preparato lui. Era chiuso in cucina e ha detto no, alla padrona di casa, non ti preoccupare, cucino io stasera. E aveva fatto personaggio. Sì, veramente incredibile. Veramente incredibile. Bene. Patrizia Garrone ha finalmente. Buongiorno. E beh, Sergio e Anna. Scusa. Sì. Sergio e Anna, vi voglio dire, solo perché lo sappiate, che il Dior dei due buoi, il Garden, sarà aperto fino al 10. Sì, esatto. Quindi, abbiamo ancora stasera. L'ultima occasione è tutta la prossima settimana. Avete tre occasioni per venire. Tra l'altro vi anticipiamo che il giovedì prossimo sarà una serata specialissima. Se voi siete coloro che apprezzano i sigari, che apprezzano il fumo del sigaro, il sapore che porta il sigaro a una cena, tenetevi liberi perché sarà una cosa. Sarà per smoke. Per smoke experience. Sì, sì, esatto. Per smoke experience. Vabbè, adesso No, perché so che lei ha queste canzoni che mette queste voci dal profondo. Dal profondo. Dall'alto, qua ti piace, no? La stanga in Paris. Buongiorno Mario Boido. Anche a Rosalba Cugnolo. Una cosa solo per finire Berlusconi, tutti i leader politici hanno fatto gli auguri a Berlusconi di Coppa della Regione, tranne Conte. No, gli ha telefonato. Nella sera, perché al pomeriggio. Guarda che gli ha telefonato, c'è scritto sul Corriere. Ok, mi fido. Se c'è scritto sul Corriere. Sì. No, ma guarda che perfino adesso, a parte il Fatto Quotidiano, che è l'unica coccaforte dei grillini, perfino la Repubblica sta dicendo delle cose. Per esempio, voi leggerete sulla Repubblica, soprattutto io leggo quello online, che più di metà dei mafiosi che Bonafede ha liberato sono ancora in giro. Lui aveva promesso di rimetterli tutti dentro. Scusa, quando riprende a lavorare la magistratura? Fra 15 giorni? Ma anche quando la magistratura lavorerà... Non tornano? No, perché lui dove è stato eletto. Quindi i patti bisogna sempre rispettarli. Vorrei salutare anche Mario Boido e
Ho visto il track bello sporco di fango, quindi beh, sono contento. Comincia la stagione. Eh sì, secondo me è la volta che finalmente... Con la macchina vai su... Vai dai muri, vai. Infatti. Vai dai muri. Bene. Ecco. Vostro ministro Bob Hope dice che invita i ragazzi a rispettare le regole. Le prime dosi di vaccino arriveranno entro fine anno, ha garantito 11 milioni di mascherine al giorno per coprire le scuole e direi che siamo veramente in ottime mani. Le ottime mani della scuola passano anche da quelle capienti del vostro ministro Azzolina, che l'altro giorno si è vantata del sistema informatico che da quest'anno presiede, organizza le graduatorie. E infatti ci sono 50.000 che sono fuori graduatoria. Non solo. Sono sbagliate le graduatorie. Sì, non solo, cioè persone che non hanno mai studiato le lingue si trovano professore di lingue, c'è un signore di 36 anni siciliano che si è trovato 52 anni di supplenze caricate sul suo curriculum, perché ha fatto tante cose. Ci sono veramente, no, veramente dobbiamo dire che l'Azzolina è... Ma no, so. Ma perché prendersela col ministro quando magari c'è il direttore generale che guadagna sì, però 200.000 euro l'anno? Sì, no, che no, potrebbe controllare. Ma almeno non andare in televisione vantati di una cosa che non hai ancora controllato. Ecco, no, comunque, no, ecco. Io, prima controllano e poi a esatto, quindi io a questo punto darei un premio in buti al ministro Azzolina. Assolutamente, perché assolutamente. Ci sta. Tra l'altro salutiamo il nostro congiunto che sappiamo essere... Sì, Andrea Scotto è impegnato al mattino, impegnato. Ma poi ci segue in differita, quindi potete sempre vedere le puntate in differita se volete su YouTube, canale WNews, e lì potete... E vedere quello che è successo. E voglio salutare anche Paolo Maffeo, abbiamo un mucchio di amici nuovi, ci fa piacere, certo. Come sempre, che qualcheduno si unisca a noi. E... Ringrazio anche gli amici, ecco, non lo facciamo ecco. Mai, ringrazio gli amici di Instagram, sì? Perché stanno aumentando di circa 100 al giorno. Porca miseria, cosa hai fatto? Hai trovato un virus? No, hanno capito, hanno scoperto che sei tu. E quindi sono tante donne. Ah beh, allora. Capisci che è normale. Allora, scusi. Potremmo chiamarlo Double News for Riccardo. Sì. No. Sì. Bye Riccardo. Bye Riccardo. Direi che... Allora, io mi dissocio assolutamente con Angela che ha detto una falsità. Una cattiveria. E ecco, Vladi, non prendertela. No. Sembra che quel Novacuk sia un medicinale che danno solo gli ubriachi, quindi tu non ti offendere, non rispondere, non rispondere, non accettare queste basse insinuazioni. Il gas nervino non gliel'hai dato tu? No, ma va, fa male al cuore solo pensare a una cosa del genere, perché volete uno con un volto sorridente, sincero, con lo sguardo pulito come Vladimir Putin possa essere mandante, anche solo abbia pensato nella sua purezza di far del male a un oppositore politico. Mai successo. Vabbè, li trovano morti sotto casa o cadono da... schiacciati dalle macchine in incidenti stradali. Ma perché non sanno guidare? Perché sono le pallottole che passano voi mentre Vladi, sono... Vladi, lascia stare, non rispondere, tu. Sono provocazioni... Sì. Fasciste. Tedeschi. Fasciste. Ma i tedeschi poi sono brutte persone, non mi sembrano... Si è già svegliate, è con noi Giova Rossi, buongiorno. Mamma mia, buongiorno. Vedi che stimolandolo un po' i suoi giri. Perché? Un quarto alle otto è già qua. Sì, diciamo che 7.44, lei è puntuale come un orologio. Mi fa piacere che ti sia ripresa. Non è che capita tutti i giorni, No, però l'ho vista l'altro giorno rilassata, stava prendendo un aperitivo. Allora vince a trovarsi, se vai a bere l'aperitivo devi venire a Aperi Swing. Assolutamente. Sì. Metta il blink per favore di Aperi Swing se ecco. Può. Adesso io so che le chiedo un lavoro. Il blink? Blink. Tanto per avere così la dimostrazione che facciamo anche queste cose moderne, ecco. Beh, ci vuole troppo lavoro per adesso. Perché cosa vuoi? Perdonami. Ero in moto.
Chiedimelo con altre parole, per favore. Il telefonino era in moto. Va bene, qui poteri forti, buongiorno. Sì, ho paura che... Sta proprio bene, ho paura nell'estuccio. E ti, cosa te l'avevo detto già ieri? Era sotto le coperte. Vabbè, ma non sono le tue indecizie, voi ti facciamo le tue indecizie apposta per tra quando ti... le nuvole ad Amamette. Butta cosa, sì. Giova, ma se vuoi ti facciamo between the sheets, tu sì. Chiedi, sai che tu noi chiedi, siamo, quando vuoi alzarti, siamo sì. Abbastanza servili, noi agli ascoltatori rispettiamo. Sì, no, hai già acceso un po' di riscaldamento? No, però la copertina ci sta bene. Allora, le regole per la scuola continuano a far danni. Non solo, ma sono uscite dei vademecum, e uno di questi si sofferma soprattutto sulla mascherina, che deve essere chirurgica e non di stoffa, come gli aeroplani, come per volare bisogna avere le mascherine chirurgiche o FFP1, 2, no 2, 3. Prego? Cosa hanno fatto le mascherine? È la regola per volare in aereo e quindi anche per le scuole. Per volare in aereo? Anche per volare, anche per le scuole ci vorrà una mascherina chirurgica, non quelle di stoffa. Queste permetterebbero intanto un cambio rapido, no? Ogni 4 ore le puoi cambiare. Buongiorno Maietto. E poi il concetto che comunque non dai all'altro, no? La chirurgica. Certo, certo. In teoria sì, perché altrimenti i ragazzini si giocavano a scambiarsi le mascherine. Sta arrivando solo Amamette, eh? Non so se eri preoccupato. No, ormai si sta schiarendo. Dai. Dopo la tempesta di sabbia di stanotte. Ci sa, è arrivata tutta vestita tipo Lawrence d'Arabia, la nostra signora di Amamette. La signora dell'Africa. Mamma mia. Pare che fosse di una bellezza sconvolgente immagino. Sul suo cammello turbo. Non voglio fare commenti. Non voglio fare commenti. Contagi, parlando di mascherine, parliamo di contagi. Sono più di 1300 ieri, 900 i veri contagi, 260 mi sembra i guariti. E se togli tutti morti. Quelli. Sì, infatti. L'ho trovato e 100.000 tamponi 103.000 record di ieri di tamponi. Quindi 100.000 tamponi per 1.000 contagiati, siamo a una contagiosità dell'1% scarso, e direi che ci può stare, anche perché stanno cercando, veramente setacciando tutta la popolazione. Si parla di 300.000 tamponi a regime che verranno fatti ogni giorno, quindi penso che entro Natale saremo tamponati tutti e si avrà uno screening totale della popolazione. Stanno arrivando, vogliono avere uno screening della popolazione totale. Mi sembra anche poi una cosa. No, va bene, cioè, non sto criticando la soluzione, dicevo che si sta progredendo, il vaccino alcuni lo danno in arrivo per l'autunno, la Cina e forse Trump. Altri lo danno per la tarda primavera del prossimo anno, non sarei più per le regole europee, ma solo per una questione di sicurezza. No? Quello di Putin va sicuramente bene, ma è prodotto dalla Novichok, quindi non lascerei perdere. Ecco. Allora, no, non per sfiducia. Dire che sicuramente ha funzionato l'operazione che ha messo in piedi la regione Piemonte per attirare turismo nella nostra regione. Sì, ottimo successo. 3 notti in Piemonte, 2 la paga la regione, 1 la paghi tu. Questo ha permesso, e non solo questo ovviamente, di avere quasi un record di visitatori al Museo Egizio di Torino, esatto. 41.600 visitatori. Ho visto ieri un programma televisivo che confrontava questo bonus della regione Piemonte con quello, sapete, il bonus per la famiglia che aveva inventato il vostro governo. Il problema era soprattutto la fruibilità, cioè questo del Piemonte prevedeva una registrazione online e lo utilizzavi, sì. Quello dello Stato
poi vede la presentazione dell'ISE e la prenotazione, la richiesta per gli albergatori è una cosa complicatissima, mentre qui basta registrarsi a una la misura dell'unghia dell'indice destro. E parlando proprio della capacità dei vostri amministratori, capacità eccelsa dei vostri amministratori, se li sentirete parlare loro diranno così, vorrei dirvi che sono uscite le norme, è stato approvato il regolamento, i decreti attuativi delle norme sul super bonus, sì. E le banche si sono adeguate, per cui quando voi avete un condominio e vorrete fare domanda del bonus del 110% per la ristrutturazione, sì, che è una cosa importante, sì, preparatevi per le banche a portare 43 documenti diversi, perché sono quelli che vengono richiesti sulla base della norma. Solo 43, sì. Neanche tanti. Neanche tanti. Cioè, potevano essere 100 o molti di più. Quindi dite ai vostri amministratori che sono dei veri pagliacci. Intanto ringraziamo la mamma di Patrizia Garrone che ci segue tutte le mattine. Brava, bene. Allora, signora, lei non si deve preoccupare. Se ha una figlia così, non è colpa nostra. E se arriva dal deserto col cammello, non è colpa nostra. No, esatto. Non possiamo dirle quello che noi sappiamo, però, cioè guarda, che ha avuto una notte d'amore con un principe tuareg, quello è un altro discorso, sono piaceri suoi, però no, lei sta bene. No, poi, lei sta bene, quando sta la mattina ci va a fare il caffè. Lei diciamo, stia tranquilla che noi la seguiamo, abbiamo un... Vegliamo su di lei. Ecco, non possiamo dire oltre, ma vegliamo su di lei. Quindi signora, lei stia veramente tranquilla. È una notte ogni tanto con questo principe tuareg. Patrizia Garrone fa complimenti a Vittoria Poggio, che è l'assessore al turismo della regione Piemonte. Beh, lì poi un discorso anche di tutta la giunta che si è mossa velocemente per approvare questa notte. Volevo fare anche un ringraziamento stamattina alla Michelin, che mi ha fornito le slick nuove per i banchi. Ah, per i banchi? Per i banchi. Quindi In curva si riesce a... Faccio delle pieghe adesso col banco. Immagino. No, devo ringraziare perché tutti i giorni la Michelin. Però è arrivato solo te, perché in Italia non stanno arrivando i banchi. Ma noi stiamo testando già per il campionato del prossimo anno. Ah, il prossimo virus? No! Faremo un campionato scolastico. Okay. Di spinta dei banchi. Ci sarà anche un tratto in discesa, leggermente in discesa, e lì la tenuta nelle curve è importante. È presente quelle scatole di cartone con cui si buttano giù quelli che fanno il Red Bull? Ci sarà un concorso della Red Bull con i banchi. E poi si sbatti, li rompe, ma sono fai come quelli che usano giù e buttano. Esatto. Va bene. Tanto la Michelin non me l'ha ancora promesso, ma credo che mi dia un banco carenato. Immagino. Mamma mia, già con queste gomme faccio dei... Parlando di scuola, le nascite sono ai nuovi minimi, ci stiamo raggiungendo tutti i minimi, diciamo soprattutto per gli italiani. Scenderemo sotto le 400.000 nascite nell'anno e diciamo che gli indigeni sono destinati a estinguersi. Ma il motivo è quello che è stato analizzato soprattutto tantissime volte da tantissimi esperti, che l'Italia non è un paese per mamme, cioè non ci sono aiuti, non ci sono aiuti, esatto, non ci sono finanziamenti, non c'è nulla che possa indurre una famiglia appena costituita, magari con un lavoro precario o con pochi soldi, a pensare a mettere su con cognizione. Adesso poi ci sono delle famiglie che hanno di disoccupati o di immigrati che hanno 10 figli, però parlando di cognizione, mettere su un figlio sta diventando veramente un problema. Io invece volevo sollevare un problema, e lancio subito Premio Giacchetti al vostro Presidente del Consiglio Giuseppi. L'ha fatta grossa, anche se stanno cercando diversi giornali di minimizzarla, cioè il pasticcio dei servizi segreti. Sì. Cosa succede? Da sempre i servizi segreti sono stati trattati con molta attenzione, perché ci sono delle regole spesso non scritte. Mettiamo qua. Dicono che i vertici dei servizi segreti non devono essere rinnovati temporaneamente, perché altrimenti c'è il rischio che dipendano troppo dall'esecutivo.
devono essere valutati anche dal COPASI o comunque dal Parlamento, perché è un ruolo veramente, veramente pericoloso, importante, no? Ebbene, il vostro primo ministro questa volta ha provato a far passare con un DPCM, pensate, sì, alla scadenza a luglio dei vecchi mandati, un prolungamento di un anno, e la Corte Costituzionale gliel'ha cassato immediatamente perché comunque non aveva un senso. Lui usa questa arma, no? L'emergenza gli serve a lui per fare quello che vuole. Certo. Ha messo poi di nascosto, senza avvisare il COPASI, senza avvisare il Parlamento, senza avvisare il la manina, bravo, senza avvisare nessuno, una norma che li prolungava nuovamente di 4 anni, l'ha messa nel decreto Covid, sì, quindi capite, certo, che è nascosta. Quando c'è stata la sollevazione di una parte del Movimento 5 Stelle, ha messo la fiducia soprattutto per quella. Allora, le domande sono: perché questa fretta? Perché queste persone? Perché tanti sotterfugi? Si è unita finalmente anche la signora del Monferrato. Oh, buongiorno, benvenuta. Per qualche giorno non l'abbiamo vista, chissà che cosa aveva da fare. Ma io so che lei le elezioni americane. Sì, vive di notte. L'ho vista alla Perry Swing, l'ho vista impegnata a discutere, a preparare. Ma hai visto come era in forma? Sì, mi è piaciuta, sì. Mi è piaciuta molto. C'era anche quei due, al posto degli orecchini, quei due grappoli d'uva del Monferrato. Lei è sempre in giro con qualcosa. L'ho vista brillantissima, signora, mi ha fatto veramente un'ottima impressione. Ecco, un'altra cosa che mi fa piacere, che poteva essere inserita magari nel decreto Covid, ma non l'hanno fatto, è che dopo le proteste del sindaco di Pantelleria, sempre Falchetto di Conte, Giuseppi, ha pensato di fare una bella cosa, di farla diventare un'isola, sì, zona franca per le imposte. Quindi praticamente noi paghiamo i clandestini, 46 euro al giorno sono diventati, sì, per tenerli qui. Paghiamo le navi, 35, però mi sembra che stiamo passando a 46, perché bisogna mantenere queste cooperative. Stiamo pagando, prima erano 2, adesso diventeranno 5-6 navi di lusso per il mantenimento dei clandestini in quarantena, quindi mai si è detto che li facciamo dormire su una bagnarola. E pagheremo anche le tasse, l'esenzione delle tasse per la Pedusa, perché è giusto che sia così. In questo caso è giusto che sia così, perché stanno perdendo fatturato, lavoro, la gente non va più per via di questa bella, degli ospiti che hanno. Però tutto va a gravare su un meccanismo che premia solo certe parti. La dimostrazione è sempre quella, cioè io dico sempre, seguiamo i soldi per capire come funziona, e nel caso dei clandestini i soldi portano a sinistra. Quello è quanto si deve dire. Tanto per queste cose che non si possono pronunciare, tipo clandestini, la sinistra al governo ha paura delle regionali, molto probabilmente si beccheranno una scopola, e questo è solo quello che si meritano. Io vorrei solo, poi lo faremo vedere, mostrare la foto di Salvini, che comunque come arma di combattimento usa l'immigrazione a Valenza. Sì. Vorrei vedere anche come quando è venuto Chiamparino qui a Torino, Alessandria, o se venisse Zingaretti, quanta gente sarebbe presente. Quindi la gente non vuole più questa immigrazione selvaggia. Senti, ma Gigino Marocchino, così pare Gigino che... Omoro, bello. Bello. Gigino Omoro. Sì. È lui che ieri ha fatto stare a casa quei 27 deputati del Movimento 5 Stelle. Sembra che siano del suo gruppo. 550 che erano contrari all'affare dei servizi segreti si sono ridotti a 28, che non sono andati a votare. E di questi solo 8 senza giustificazione. Ma che giustificazione bisogna dare? Se hanno l'ordine di partito devono dare la giustificazione del partito. Sai che c'è la regola di... Lì sono come inquadrati, come soldatini. Ecco. Quella è...
Tra l'altro sono andati Gigino e Manlio Di Stefano, il sottosegretario, a Tripoli a trattare per la famosa autostrada della Libia. Certo. E Macron ha cominciato già a lavorare nel suo territorio per i pozzi di petrolio, ha mandato una portaerei contro la Turchia. Cioè, capiamo la differenza tra un ministro e un sottosegretario che non sanno che Tripoli è in Libia, ma volevano andare in Libano, e Macron è il francese. Allora, possiamo passare alla politica estera? Puoi passare dove vuoi. Perché? Tanto le regioni interessano fino a un certo punto. Ma questo. Perché mi viene da piangere. Mi viene veramente da piangere. Perché? È successa una cosa che io non mi sarei mai aspettato. Bruttissima. Anche i Kennedy perdono. Il nipote, uno dei nipoti di Bob Kennedy, sì, battuto alle primarie. Cioè, Joe Kennedy III, 40 anni. Ve lo faccio anche vedere perché... bel panciotto, come si direbbe. Bello, bello, no? Bello è un'altra cosa. Ma è lo stile dei Kennedy. Sì, lo stile dei Kennedy, però gli altri erano belli, questo è. Non ha perso le primarie nel Massachusetts. Sì, a casa sua, sì. E lì qualcosa non ha funzionato. Perché normalmente a Camelot certe cose non succedono. È vero che c'era stato un Ancillotto una volta, oddio, però finiscono così. Sì, sì. Perché è un regno senza fine il loro. È stato battuto da un 74enne. Sì, sì, sì. Perché ovviamente è stato sostenuto lì in quella zona dalla sinistra radical chic. Sapete che la sinistra è in America, è come in Italia, nell'unico partito c'è. Con tante versioni, c'è la radio classica, diciamo il PD, e c'è la sinistra, quella nera, quella dei centri sociali, quella dei Black Lives Matter, e sono riunite tutte nella sinistra. In questo caso allora, ha vinto un radical chic. Vorrei anche sottolineare. Dai, andate in telecamera. Poi anch'io ne ho bisogno. Sì, sì, no, ma io faccio. La do a lei. Faccio solo vedere una pagina che mi indigna, poi. Sì. E poi. Perché cosa è successo? Continuano a dire delle cattiverie che le prove sono inequivocabili. Possiamo tagliare la pagina proprio con le forze. E la bucerei. Addirittura Levitenko col Polonio e Skripal col. No, ma non... ha mandato mangiare per cani quello. Probabilmente sì, era andato male, sì, sì. Allora, vorrei che lei preparasse quel famoso striscione, il secondo, non il primo. No, vediamo se lei è pronto. Sono abbastanza pronto. Forse la carta costa. Ecco, ok. Sono pronto. È pronto? Mm-hmm. Guardi qui cosa mi hanno sparato. Ecco qua. I duchi del Sussex, che non lo sono più perché li ha tolto, sì. Non ho l'efficienza, ma rimangono a vita. Sì, sì, no, lui sì. Sì, sì. Ah. Cioè, loro sì, non hanno più, non entrano più nelle prerogative. Esatto, nelle prerogative reali. Meghan Harry su Netflix produrranno documentari. Scusi, è importante. Scusi? Ma chi se ne frega? Ma infatti. Cioè, ma robe da mangiare. Ma sono infatti loro. Ma avete finito di... cercate uno sponsor pubblicitario piuttosto, datevi da fare. No, alla Manzoni che... pubblicità, fatemi un cazzettone, non che sembra che abbiano preso un ottimo. No, ma proprio da spazio pubblicitario. Cioè. Sì, sì. Vabbè, devi anche riempire un piede di una pagina, è tanta roba, devo riempire. Qua ci sono delle notizie abbastanza. Senti, ma. Il titolo Atlantia ha fatto un bel saltino in borsa del 16%. Allora, so che Andrea Giuricini. Ma non era. Dovevano essere massacrati, dovevano essere puniti. Giuricini mi sembra che abbia fatto un esposto alla Consob per insider trading. Sapete che a luglio, a fine luglio, c'era stata la battaglia contro i Benetton, devono morire, dobbiamo risolvere il problema, e il titolo era crollato. Poi in un giorno solo ha ripreso il 16% perché una valutazione. Pare che ci sia un accordo Atlantia e Cassa Depositi, sì, Prestiti, soprattutto per la valutazione per la fuoriuscita dei Benetton, con un bel 10 miliardi. 11. 11 miliardi. Almeno non c'è mai si pensava a 7, ora sì. La valutazione è arrivata a 11
e quelli che festeggiano sono i Benetton, quindi Gigino Omoro ha dimostrato ancora di più la propria insipienza, la propria incapacità assoluta nella gestione. Intanto salutiamo che ci hanno raggiunto Fabrizio Piccinino, Isabella Gamalea. Buongiorno, un saluto. Ciao Isa. Buongiorno. E Giorgio Repetto, il congiunto, congiunto. Isabella Gamalero, se posso mi collego. Stiamo facendo, quindi nei prossimi giorni poi ne parlerò, una petizione per una bella cosa. Siamo praticamente pronti, quasi pronti. E poi scoprirai perché. Scoprirò. Voglio che Isa venga qui a parlarci. Ah, benissimo, mi piacerebbe. Sì. È sempre benvenuta, ovvio. Ecco, Team e FiberCop ormai. Sì, sì, ormai l'accordo sono. KKR. Sì, ma KKK. Sì, Ku Klux Klan, sì, vabbè. Ku Klux Klan delle comunicazioni. Le comunicazioni, no? Diventerà una roba del genere. Senti, se la vedono con quel telefonino lì che ha lei. Mm. No, questo è moderno, ma sì, quello che aveva una volta, quello di no? Prima, sì. La mettono in croce e le danno fuoco. Quindi. Mi fanno fare fare uscire. Vorrei dare una notizia terribile. Stanze inagibili, letti all'aperto per i migranti, condizioni shock. Rapporto del capo ispettore che ha convinto a chiudere il centro di Lampedusa. Fantastico. Sei pronto? Abbastanza. Okay. Non è cattiveria contro questa gente, ma sapendo che le situazioni sono queste, se vieni qui con un barcone accetti le conseguenze, io penso a quello. Allora, ecco. Devo dire che ieri è aperto in modo elegante, sì? Molto elegante, il festival di Venezia, il festival del cinema. Sì. Ci hanno fatto proprio con una manifestazione per la prima volta dopo tanto tempo un film italiano alla prima e un premio alla carriera a Tilda Swinton, il Leone d'Oro alla carriera, e si è presentata con una mascherina, sì, molto molto carina, molto, molto veneziana, molto chic, molto chic. D'altronde lei è una donna elegante. Come elegante è il Mecchioni Caffè, dove ci troviamo noi tutti i giorni, è un posto veramente da frequentare per tutte le esigenze, caffetteria, vuoi fare? Ma sì, una ripresina al Mecchioni Caffè. Caffetteria, aperitivi meravigliosi, pranzi veloci, cene gustose, gustosissime, è quasi una cena gourmet, questo lo vedete, è l'eleganza di questo bellissimo. Il fuori. Esatto. Di questo bellissimo posto, quindi venite tranquillamente, anzi vi invitiamo a godervi il Mecchioni Caffè. Ancora? Caffè del Fanciotto, l'unico caffè che ti fa tornare bambini. Tac! Esatto, se viene Gaia la vedrete, lei ha 86 anni e bevendo il caffè del Fanciotto tutti i giorni è diventata così. Buongiorno anche a Barbara Rizzi. Buongiorno, benvenuta. Sei svegliata? Eh sì, infatti, con calma. E Piero Zuccarelli. Arco Sport. La nostra signora dello sport, l'ho vista ieri, sì? Era in gran forma. Immagino. Ma proprio. E poi ho conosciuto quello vero. Cioè, il fratello. Okay, quello che sa di sport. Quello che sa di sport. Quello che. Ci sono i due negozi, il fratello si occupa della parte tecnica, quindi sì? Di Patagonia o piuttosto le scarpe da trekking, hiking. No, è proprio tennis. Specializzato in trekking, walking, camminate anche in montagna, eccetera. Sì, sì. Per il periodo più estivo, no? Certo. E quindi anche con l'inverno per lo sci. L'abbigliamento tecnico necessario, sì. L'inverno con lo sci, poi non è che disdegni anche qualche racchetta, no. Ma ormai la concentrazione è. Mentre da Silvia c'è più moda, quindi la vedete sempre vestita elegantissima. Perché c'era anche la Ferragni. Gli guarda lei? Sì. Che gli vanno consigli? E gli dice, senti, ma quale maglietta pensi che sia più giusta se devo andare a passeggiare sulla spiaggia di Venezia? Sì. No, perché lei al mattino presto la Ferragni. Certo, va avanti e indietro, sì. No? Fassi fotografare. Sì. Va bene, mentre l'auto ideale per andare a Venezia è comprata sicuramente da Resica, Nissan. Hyundai e Volvo sono le marche trattate, sono Spinetta Marengo e il servizio è assolutamente di altissimo livello. Se arrivi con quella Volvo lunga che non finisce mai, bella, bella, sì. Quel,
Ma quello del filmato che avevamo usato noi. Invece per Venezia, per vedere bene Venezia, potete venire a vedere lo schermo da 70 pollici che ha Coscia Arredamenti, ma tutta la struttura che lo tiene su, che ha incorporato, vado a dire in elenco, le casse, i subwoofer, il surround, ma soprattutto il gin, sì, la vodka, sì. Il Martini, certo, per fare il cocktail Martini, perché se vedi i film di 007, per esempio, poi tutti gli abbonamenti vari lì, non se ne parla neanche, dici guarda un film di 007, esce già fuori il Martini shakerato. Mescolato, cioè, agitato, non mescolato. Non mescolato, agitato. Quindi, ecco. Quindi bene, Patrizia dice che la mamma ci guarda dopo, beh, tanto qua su YouTube ci può vedere senza problemi. Ricordiamo ancora che i due buoi sono al ristorante dell'hotel Boi Rossi, sono in via Cavour, ottimo menù a mezzogiorno rapido e la sera menù gourmet che sta veramente continuando a prendere dei grandissimi premi. Marco Molaro sta venendo riconosciuto dalle guide ieri principali. Ha preso il premio di una guida importante. Una guida importante, anche quella di ieri. Quindi Rosaria, no? Andatelo a provare, gli hanno fatto i complimenti. Ho detto che l'unico difetto che ha quella struttura è che non è abbastanza conosciuta in giro, perché è veramente meraviglioso con questo cuoco. E ancora Coltelleria Boyd, ne abbiamo parlato, Coltelleria, articoli da regalo, articoli da cucina, articoli per la cura della persona, www.coltelleriaboyd.it per vedere da internet, e c'è anche il negozio in via San Lorenzo 61. Intanto arriva la nostra Gaia, che come abbiamo detto... Ecco, guardate Gaia. Come abbiamo detto, lei ha 72 anni, ma beve sempre il caffè del Fanciotto, e la vedete allora. Guardate che... Eccola qua. Ecco, questa è Gaia, bevendo regolarmente caffè del Panciotto. Allora, 72 anni e non dimostrarli. Non dimostrarli. Gaia, tu che cosa mangi oggi? Oggi la patata di tonno con la crema di zucchine, pomodoro e spinaci. Meraviglioso. Quindi, allora, spieghiamo che cos'è la tataki. È un tonno leggermente marinato, sì. Leggermente passato sulla piastra. Sì. Ecco, quindi volete gusto, il piatto gustoso, leggero, è buonissimo. Allora, io vi devo dire, l'ho mangiato più volte, perché la prima volta non ci credevo che fosse così buono, e allora ho detto voglio riprovare, perché sarà stato un caso. Un caso, invece era più buono. Lo standard è quello. E quindi, e questo Gaia, piatto dalla mezza? Sì. Il piatto di Gaia. Quindi il piatto di Gaia oggi è il tataki. Grazie. Ciao, grazie. Grazie. Benissimo, quindi vedete anche il guardate, menù. Ha 75 anni e sembra una ragazzina di 22. È da bere con un ottimo tataki di tonno, senz'altro il vino della cantina di Fontanile, un bianco. No, un... Ecco, ce l'abbiamo fatta, si è cliccato il sistema. Stava ultimando una cascinotta. Ah. Tipo la cascinotta. La cascinotta. Sì, la cascinotta è l'agriturismo che... È di moda. Esatto, sì, lo se volete andare in un agriturismo di moda smart tra Oviglio e Felizzano, subito sulla destra, una curva davanti a Via Bue, è di fuori Alessandria, praticamente alle porte di Alessandria. Esatto, quindi potete venire. Pagina Facebook funzionante, aperitivi all'aperto meravigliosi, ottime sale per il menù del territorio, per gustare il menù del territorio rivisitato, però. Sì. Non di quelli soliti. Ancora la CAF della CIA, invece solo quelli soliti, i servizi migliori che si possono dare in via Savonarola e in piazza Ceriana ad Alessandria, tutto quello che vi può servire dall'ISE alle varie bonus, alle varie certificazioni, da loro vengono. Vorrei che lei si fermasse. Sono fermo. Perché gli altri. Ah, ok. Gli altri sponsor. Ornella, ci mandi il logo della tua attività, per favore, che noi lo vogliamo. Sì, dall'altro. Lo vogliamo ricordare ogni tanto tra i nostri. Ornella è nel nostro cuore. Sì, sì. Ornella ha un'attività che vi vedremo nei prossimi. Sì, certo. No? Poi sopporta con l'uomo. Ecco, vuoi ricordarti che l'uomo che lo sta dietro? Che... No, ma lo sopporta. Sì, poverina. Lo so, è colpa. Cosa è la colpa di anche lui? Anche perché lei aveva fatto un calcolo, no? Mm-hmm.
Lui starà a Roma un po' di giorni, una settimana, io finalmente tranquillo. Invece questo è il tuo caso che... Il mio caso è smart working. Sì. E quindi non la risolvo, poverina. Channel, videoproduzioni, computer grafica 3D e fotografia anche con droni, è la migliore agenzia di Alessandria, la trovate in piazza Garibaldi, e ancora invece potete sentire in tutta la provincia Alex 899 per le notizie e la musica, una di ieri e una di oggi, quindi la musica migliore. Ancora ricordo per chi è con noi che questa sera è giovedì e quindi c'è Aperi Swing dalle 19.30 alle 23, tutti al Garden dei Due Buoi per un'ottima serata. Ecco. Vuoi parlare di sport? Sì, vorrei parlare di Belotti, che dal ritiro della nazionale dice: Belotti ha il toro in testa, cioè con Giampaolo ci divertiremo. L'amichevole con la Pro Patria del Toro è 1-1, ma mancavano 7 nazionali, sì, quindi ha messo tanti giovani. Possibile. Ecco le nostre cheerleaders. Buongiorno, buongiorno. E vai. Ecco. Eccole qua. Faccio vedere la ripresa che mi obbliga a fare. Guardi che. No, lo so. No, io vorrei solo dire, cioè. Se mi avvisassi prima. Ma se mi facesse. Ma non le vede entrare le cheerleader? Comincio a fare, tu cominci a muovere la telecamera. Mamma mia. Ci divertiremo, dice Belotti. Mi dà per favore. La 2? La 2 subito? No, la 4 quella è. Vabbè, insomma, sia quello che sia. Poi devi guardare là. Sì, buongiorno. Okay. Ecco, allora, ogni tanto non si accende la lucina rossa sopra? No, c'è quella bianca ai lati. No, ma quella rossa per dire, guarda, sai come fanno? Vabbè, sì. Come fanno negli studi quelli seri? Sì, ma hanno delle telecamere da milioni di dollari. Ecco, allora dice... pare che come? La squadra di Venaria stia trattando con un uruguaiano, Hannibal Lecter. Sì, quello che non aveva dato un po' dei dintoni che sono starebbe trattando questo giocatore. Il futuro di Messi al Barca invece sembra che il Barca si stia proprio smontando. Ma sì, stanno andando un l'Italia po' l'Italia prende i mondiali di ciclismo, direi che è un bel segnale, no? E vengono dati a Imola grazie al fattore di poter adoperare box separati, garanzie antivirus, insomma tutta una serie di cose che pongono al solito l'Italia in pole position per certe situazioni. Questo ci fa molto piacere. Certo. È uscito il calendario di Serie A, ci sono varie. L'Inter non parte subito perché si riposa ancora un po' dopo aver perso la Coppa. No, tanto per ricordare, anche quest'anno avete vinto. A me non l'ha giocata. Avete vinto 0, uguale al Toro, proprio uguale. E quindi mi dispiace per voi. Comunque la prima è. Invece il Torino gioca subito a Firenze con la Fiorentina, partita tra amici, insomma. Così è. Rapidamente la notizia che fa sempre pensare quando c'è di mezzo governo, il vostro ministro dell'agricoltura vorrebbe nazionalizzare anche la Ferrarini, sapete, grande società di produzione alimentare che è in... concordato preventivo, concordato in continuità, i vecchi proprietari sono intervenuti con una società che sarebbe disponibile alla ricapitalizzazione importante della società, quindi con una ripresa delle attività in mano a privati. Invece la Bellanova vuole pubblicizzare questa cosa, vuole far intervenire Invitalia piuttosto che qualche altra società e quindi portarla sotto il controllo pubblico e farla fallire definitivamente. Mi sembra una cosa che uccide la legalità, una cosa del genere. Abbiamo parlato già prima di autostrade, dei Benetton che festeggiano di avere dei nemici come Gigino, perché da quando è subentrato lui con la sua forza hanno praticamente triplicato il capitale. L'euro sta crescendo fortissimamente nei confronti del dollaro,
è critica la soglia di 1,40, siamo già arrivati a 1,20 perché è grave per i produttori europei la forza del dollaro, perché le esportazioni, soprattutto in America, sarebbero più costose per gli americani che non comprerebbero prodotti europei, quindi già c'è... Ma adesso quant'è? 1,20. 1,20 però sta continuando a crescere, se hai paura che arrivi a 1,40 a quel punto sarebbero troppo costose le importazioni dall'Europa. A 1,40 siamo rovinati. Esatto, però la mossa che la Federal Reserve ha deciso di mantenere, cioè il quantitative easing è continuo anche senza il controllo sull'inflazione, ma solo per farlo prendere l'occupazione, comporterà una svalutazione sistemica del dollaro e il problema dell'euro in crescita ci sarà per un po' di tempo. Allora, vorrei dare qualche notizia sul locale. Bravo. Ieri è passato veloce come un treno Salvini a però Renza, ha fatto il pienone, i risultati. Ha fatto il pienone. Avete visto tutte le immagini delle vie principali di Valenza piene di gente. Sì. E una tristissima piazza lì di fianco con le sardine, vabbè, quei poveretti che sono andati con i libri, metà di quelli non li hanno mai letti un libro. Ma lascia perdere, poverini, erano già, più che sardine sembra un raduno dei panda, no? Sì. In via di estinzione. Ma l'esperto, il maestro di skateboard c'era? Il loro leader supremo? Non lo so. No, perché quello è uno da seguire, è uno da invitare, perché ti insegnerebbe tante cose importanti. No, c'era Gianluca Spina, l'organizzatore del Flash Mob in Piazza Verde. Quindi direi che potevo invitarlo. Direi che non c'era. No, non, altre cose importanti non sono successe. Le elezioni, ricordiamo che ci sono le elezioni a Valenza e il sindaco uscente non si è ricandidato nel PD. Sembra che i sondaggi danno un centrodestra abbastanza pimpante nella zona. Vedremo i risultati. La piazza direbbe così, poi per la carità, nella gabina elettorale, come diceva Bossi, qualcosa può succedere, chissà cosa può succedere. L'altra notizia del Sanna non mi sembra che ce ne siano di importanti, no? Replica degli studenti al rettore del lupo, che ieri aveva detto esami di persona perché la gente copia. Allora vi do, caro rettore, mi permetto di darle un piccolo suggerimento, visto che ho visto degli esami, basta mettere la doppia telecamera. Allora a Pavia tutti gli esami hanno l'obbligo della doppia telecamera, per cui ce n'è una frontale e una dietro, che fa vedere che là non c'è solo un genitore. Sì, infatti. No, non c'è quello che ha no. Lo striscione. Quelli che non hanno doppia telecamera ogni tanto interrompono e voglio anche tu subito, faccio subito vedere cosa c'è intorno. Cosa c'è intorno. Sì, quindi. No, si può. Si può senza arrivare. Ci sono i telefonini, puoi anche fare la chiamata col telefonino contemporaneamente, fa vedere. Però. Lupo, ma lui interessa soprattutto Vercelli e Novara, quindi magari là copiano, Alessandria interessa fino a un certo punto, no? Sono 300 miliardi di domande di moratoria sui prestiti a seguito dei decreti del vostro governo. È importante la cosa, perché permetterebbe a tante aziende, a tanti privati che hanno avuto un calo di reddito, di procrastinare la loro resistenza. Le banche stanno procedendo senza sudare troppo, scusate. E ecco una notizia che ho sentito trionfante da parte di un esponente del governo, che sarebbero stati concessi sui 400 miliardi che erano previsti di prestiti, sapete, con le garanzie dello Stato, ne sarebbero già stati erogati 70, quindi siamo già a bassi. Ma io vorrei ricordare una cosa, che gli interlocutori in televisione si dimenticano, non sono in grado di dire.
Di questi 70 miliardi erogati dalle banche con prestito statale, 6,3 sono stati dati a un unico soggetto, che è la Fiat. Diciamo che il 10% è stato dato a una, il 15% è stato dato a altre 5-6 grandi aziende, perché sì, sono alcune che hanno un miliardo, due o tre di prestiti. Tutto il resto è la platea di poveretti che non hanno neanche, tanti non l'hanno neanche avuti, per cui non glorifichiamo né le banche né il vostro governo, perché mi sembra una roba veramente patetica. Allora ragazzi, sta anche sparendo la voce, mentre stasera devi parlare solo tu. Sì. Vorrei dire che proprio dal Moccagatta parte un tentativo di ritornare, di normalizzare, anche se in modo molto contingentato, i tifosi allo stadio. Quindi i grigi, la squadra di Alessandria, sarà uno dei primi club a provare questa sperimentazione con i tifosi. Ho visto ieri sera in diretta una trasmissione dall'Arena di Verona, certo, musicale, c'era certo il pubblico, certo, con molta distanza, quindi sì, sicuramente se avessero dovuto salvarsi coi biglietti non sarebbero riusciti. Però trovi si sta cercando. Tra l'altro al Mugello, sì, Gran Premio, sì, ho letto che sarà possibile seguirlo anche comprando i biglietti. Certo. Se tu hai 1200 euro per biglietto, puoi andarlo a vedere. Diciamo che il prezzo è non è proprio cambierato. Sì, è cambierato, sì. Per vedere perdere la Ferrari, quindi non so quanti ne venderanno. Bene ragazzi, la cosa più bella questa sera sarà sicuramente la Periswing ai due buoi, che ci verrà a trovare, si allora troverà sicuramente bene. Sì, siccome mi sono un attimo distratto, vorrei salutare Patrizia Rossi, Graziella Gazzini, Pino Massara, Lori Maio, Savio Simone. Ricordiamo a tutti che noi andiamo in onda dalle 7.30 alle 8.30 al caffè. Al Mecchione Caffè, stavo dicendo il caffè del Facciotto, ormai, ormai ce l'ho, sì, ce l'ho, anche perché ci sarà una prossima apertura, sì, proprio di un nuovo una caffetteria, sì, di una caffetteria. La caffetteria, ma ve ne parleremo poi, sì, più approfonditamente. Quando saremo più. Bene ragazzi, questa sera ricordatevi a Periswing. A Periswing, dalle 19.30 alle 23, bella musica, mangiare ottimo. E l'unico difetto è che c'è Riccardo, ma vabbè, ce lo teniamo a bada, non disturba venite tanto. Venite, ci trovate. Venite. Domani mattina alle 7.30 invece, per chi non riesce a essere da noi, quei pochi che non riusciranno a essere da noi stasera, saremo nuovamente qui alle 7.30. Dovete, mi raccomando, dovete prenotare, i posti perché purtroppo i posti sono limitati. Bene, a domani. Ciao, ciao. A domani.